Nuovamente in collegamento cronaca diretta dal sono anche i compagni di nazionale under 19. Partenza lanciata di Andrea Puppo. Al servizio Puppo. Giovanetti all'attacco, in difesa Andrea Patti, ha recuperato il 4-0 di svantaggio iniziale. In difesa attiva peraltro Andrea Lorenzo Ragni, un 7-0, 4-1 nel secondo. Ultime fasi. All'attacco Andrea Puppo. Al servizio Puppo con il rovescio. Daniele Spagnolo sta impegnando anche Jordi Piccolin, autentica rivelazione il giocatore siciliano, ma uno dei giovani più interessanti, non lo scopriamo certamente oggi, però a livello assoluto non è mai facile emergere. Netti. Bellissimo scambio, il più bello dell'incontro fino a questo momento, ce lo aggiudica Andrea Puppo che in questo Giovanetti all'attacco con i suoi top, l'ultimo però incrociato sfila a lato del e intanto vediamo un po' gli altri ottavi. Bobo Cica, un 7-0, 9-4 nel secondo su Antonio Giordano, 2-7-0 Carlo Leonardo Mutti, 12-10 Jordi Piccolin ha vinto il primo set su Spagnolo lottando fino ai vantaggi. 1-1, bellissimo scambio, se lo giudica al servizio Puppo. 12-10 anche 11-6 ha ribaltato la situazione Andrea Puppo dall'1-2 al 3-2 e va in forcing, ma risponde per le rime Tommaso, guadagna il Carlo Rossi, 2-0 7-2 nei confronti di Lorenzo Ragni, bravo, per 3-0. Tornato avanti l'atleta del Reggio Emilia. Bellissimo. C'è equilibrio, il primo set è andato a Puppo ai vantaggi. Ora siamo in parità. Molto spettacolare anche questo scambio. Con Puppo che ha la meglio. Sette a sette. Con Andrea Puppo per la seconda volta. Giovanetti al servizio. Bellissimo. Risposto bene. In effetti va a segno Tommaso Reg dal dosso, che tra l'altro dettaglio non trascurabile, il campione dopo i 4 consecutivi per Giovannetti. Anche il secondo Giovannetti al servizio per due volte, bellissima, 9-9 intanto. Oyebode Pinto, segno può servire per salire in parità. Invece 6-4 dunque Tommaso Giovannetti con Giovannetti. Oyebode ieri era uno dei più felici assieme a Jordi Piccolin, riuscito a vincere il suo partito a cannone. Oyebode il primo set
ancora in battuta l'atleta ligure. E poi chiude con il servizio a nuovo. Ma fu un grandissimo risultato per lui, abituato alle medaglie tricolori giovanili. Primo podio assoluto, oltretutto in singolare, migliori condizioni, non aveva grandissime aspettative Andrea l'anno scorso, invece i risultati del campo lo hanno sorpreso positivamente. Andrea Puppo in semifinale del suo gioco, Andrea Puppo riagganciato da Giovannetti, va a aprire l'incontro, ha annullato una palla. Bell'ottavo tra Jonio Iebode e Daniele Pinto, due giovani. Giovannetti al servizio. E Puppo. Giovannetti che ha lo scambio in mano. Ma risponde benissimo a tutte le sollecitazioni. Intanto in campo femminile Nicoletta Stefanova è vicino al traguardo, ha chiuso. Andrea Puppo al servizio, inizia la bella, si decide in questo set chi fra Andrea Puppo e Tommaso Giovannetti approderà ai quarti di finale. Gaia Monfardini, testa di serie numero 1, avanti un 7-0, 7-1 nei confronti di Sofia Minurri, che immaginiamo possa già essere molto soddisfatta di essere arrivata lì agli ottavi di finale. Un sogno ad occhi aperti per la ragazzina pugliese. In occasione del parziale precedente, come allora si ripete la situazione, Pinto avanti e questa volta annulla anche Oyebode, 11-1. Intanto c'è il secondo set, Bode annulla la palla setta Pinto. Nuovo Andrea Puppo. A sua disposizione, flippa Puppo di rovescio, poi va in difesa. Lo martella Giovannetti ma non riesce a chiudere. Alla fine conquista Tommaso Giovannetti. In difesa. E Andrea Puppo va in ligure. E sbaglia il servizio, il modo peggiore in assoluto per concludere un incontro. Può alzare le braccia, se l'è vista bruttissima Andrea Puppo, che nel quarto set...